Ragazzi, eccoci qua. Torniamo su Subsistence, la battaglia quotidiana per la sopravvivenza. Non mi ricordo a che punto ero, immagino all'alba o giù di lì. Ora là dietro. La fame per adesso non è un grosso problema. Le armi le ho, i proiettili no, però. Frecce, come stiamo? Maringhiato è già cosa di positivo. Allora, perché c'è una macchia di sangue? Comunque, ora non ho intenzione di andare di là perché ci sono quegli stronzi che è pericoloso. Il mio territorio, diciamo, ancora buono è di qua. Metto di rompi balle. È qui la zona dove posso fare un po' di legna, fare un po' di ricerca risorse. Ci siamo. Spero di non essere attaccato oggi perché sarebbe importante trovare qualche cassa per far su qualche proiettile. Ed eventualmente avere la possibilità di rispondere quando vengono a devastarmi la casa. Adesso siamo ad agosto, quindi vabbè, non è ancora un momento critico, però insomma devo cominciare ad organizzarmi bene per l'inverno. Nel miglior modo possibile. Cose fondamentali sono legna, acqua e cibo. Quelle dovrei essere a posto. Poi anche 7 barrette energetiche che mi fanno almeno 3 giorni. E con quella verdura lì, quella roba lì, ho almeno già 4 giorni. Più la prossima verdura che c'è, più qualche animaletto cacciato, poi cassa dentro. Capace di metterla fuori e non farmela. Che bug.
appena avrò la possibilità cercherò di provare anche la 051, che aggiunge qualcosa, non ho visto bene che cosa, ma peccato che non sia in zona cani. Tocca lasciarlo lì. Visto girare lì in basso. Posto giusto. Un'ottima cassetta. Non posso allontanare molto da qui. Quasi finito, eh. Caldo, caldato, però non sono tanto questo. Adesso per fare il letto non ho abbastanza stoffa. Per fare il letto. Stoffa e 5 e metà. All'estate c'è anche un bel po' d'acqua. E adesso a sera è pronte. Sta già tramontando. Ora un giro fin là.
vediamo se trovo fibre. Dai, non ci voglio sprecare un colpo di fucile per la forma. Cos'è? No, con lei. Questa è zona da cassette, ce n'è una là in alto, ma è il cagnasso. C'era proprio lì. Troppo vicino. Adesso quando vado indietro devo ricordarmi assolutamente il grimaldello, vedere che non devo sprecare troppa roba, lo faccio
ricordo più, ma c'era bisogno di qualche materiale un po' speciale, non era proprio buon mercato. Indietro va. Stavolta ti lascio andare. Ora lì. Ammazzato il c'è il sparito. Ma porca puttana, per un pelo. Ma perché è sparito qui? Grazie. Era un bel colpo, eh. La facevo fregare. Allora qua. Allora, seminiamo quel che c'è da seminare ancora. Cotone. L'erba medica non me ne faccio un cazzo. Vabbè, te ne metto una perché ce l'ho.
per l'inverno. Il modello, va a vedere. Insomma, 18 frammenti di ferro. Di legno 4. Era 5, ce l'avevo la possibilità, però mi mancavano le frecce. Vabbè, 10. Allora, quanto serve per il letto? 6, 4, vabbè, la facciamo. Nella speranza poi di trovare più cose utili. Non ho abbastanza elettricità perché sta andando sta roba qua. Ci metto un attimo, dunque c'è un attimo antilocale qua. Adesso è tutto. Casa qua non è danneggiata. A posto, va bene. Sì, ecco, per fortuna che i cacciatori comunque, cioè rimanendo in casa, coprendosi, stando lontano dalle finestre, eccetera, non buttano giù la casa in un colpo. Non quello. Qua è tutto a posto. Ecco, l'ho fatto bruciare, porca troia. Io casseggiare. L'ho già fatto bruciare 1000 volte, eh. Minchia, adesso non ho mangiato. Che due coglioni, devo pescare. È già l'alba. Ed è tempo perso. È finita la mattina. Dai, forza, forza, è una bella trota gigante. Oh, adesso d'agosto fa caldo, 14 gradi al mattino. Ha cambiato, cioè, perché l'anno scorso le temperature erano un po' più sballate. Bruciare la roba da mangiare.
per l'ennesima volta. Dai. Quelle di camole devo andare a prendere qualcuno, vabbè che poi dopo pescare se ne frega, però guardalo là, guardalo là. Vedo la merda. Stard, putain. Preso, eh. C'è dietro un cazzo. Perché non ha benda. Tardo, è arrivato via mare. Al mattino presto mi rompo i coglioni. Vabbè, comunque la vita va su. Prega. Farò due proiettili per il fucile. C'è un cazzo dentro lo zaino lì. Ragazzi, pesco un attimo, cerco di mangiare, poi ci salutiamo. Andiamo di prendere subito. Pezzo di fango, allora. Non
male che ne è venuto solo uno. Dai, grande, per favore. Sembra grande. Comunque per farsi un giretto qua nei dintorni va bene, poi l'acqua, ma si può. Bene ragazzi, io vi saluto qui, adesso poi riprendo esattamente a questo punto che vado avanti a giocare, quindi ci vediamo alla prossima, ciao!